quando la storia ti poneva di fronte a una scelta, si sceglieva anche per gli altri, perché era una lotta dura, come ha raccontato, non solo a Cuba, si sceglieva e si lasciava dietro di sé tutto, si rinunciava a tutto, per il comunismo, per la lotta. Le donne, questo lo sanno molto bene, che in quegli anni hanno imparato a vivere senza paracadute, a tutti i livelli, rischiando, come dice una canzone di una volta, libertà strada per strada. Ecco, volevamo chiedere a Luciana come è cominciata per lei, quando ha sentito, possiamo dire, che la storia la chiamava a scegliere, lei poneva di scegliere, e che cosa ha fatto. Prima di tutto voglio ringraziare Tedder per avermi, mi ha molto commosso, che mi ha dato questa medaglia dell'Associazione dei Combattenti della Rivoluzione Cubana. Quindi questa cosa che non appartengono soltanto alla mia vita, ma rappresentano un momento importante della storia d'Italia, che in quel momento che c'era una dittatura, per cui bisognava unirsi e fare in modo che bisognava cacciare via il fascismo. La lotta di liberazione nazionale è stata la battaglia appunto per la caduta del fascismo e la cacciata dal nostro paese del feroce invasore tedesco. Ma questo è stato possibile soltanto con la resistenza. Ma la resistenza non è stata soltanto dei partigiani, ma è stata una lotta di popolo, perché hanno contribuito le donne, gli uomini e anche i bambini, perché senza la presenza delle donne, le donne sono state l'anima, il cuore della resistenza. Senza la loro ampia solidarietà, senza la loro partecipazione, il movimento partigiano non avrebbe potuto avere quell'impegno e quella forza e quindi la vittoria che ci ha portato poi alla fine della guerra. Le donne italiane erano donne casalinghe, erano dei paesi, erano contadine, imperava l'analfabetismo e quindi c'era anche una cosa che non hanno gli altri paesi. Noi abbiamo in Italia il Vaticano e questo era un momento, era difficile, perché le donne andavano in chiesa, giustamente, e cosa dicevano? Che le donne erano l'angelo del focolare e non dovevano interessarsi di politica. Ebbene, le donne non si interessavano di politica, ma quando il fascismo ha dato la tessera del pane, quando requisivano tutti i generi alimentari, quando le mamme non avevano più niente da dare da mangiare ai bambini, poi sono cominciati i bombardamenti, hanno perduto la casa. Io ho ancora negli occhi, in un palazzo che è caduto vicino casa mia, dove abitavano i miei zii, ho ancora l'impressione che ho veduto un bambino, un neonato, sotto le macerie. Gli spuntava un piedino coperto da una
copertina celeste, ce l'ho ancora negli occhi. Ebbene, di fronte ai comandamenti, di fronte a questo, le donne, gli uomini si sono uniti e finalmente il 25 luglio è caduto il fascismo. Ma cadendo il fascismo la guerra non era finita. Sono usciti dalle carceri gli arrestati, gli antifascisti, sono ritornati dal confine centinaia e centinaia di uomini che avevano fatto 18-20 anni di confine. Allora c'è stato l'armistizio. Il re prima ha fatto arrestare Mussolini, che l'hanno portato in Abruzzo, a Campo Imperatore. Il re è scappato con tutti i generali dell'esercito e hanno lasciato allo sbando i soldati. I tedeschi hanno deportato in Germania 600.000 soldati. Allora le donne sono insorte, cercavano di salvare i soldati da rastrellamento, gli cambiavano d'abito, gli toglievano il vestito da militare e gli davano i vestiti borghesi, gli davano da mangiare, ma questo dappertutto, anche nelle nostre valli, quando sono per mesi interi, sono isolati dalla neve. Eppure quando il soldato Fuggiasco bussò alla porta di queste donne, di queste contadine, loro hanno fatto subito la loro scelta, hanno preso questi militari, hanno fatto come le donne di Roma, come le donne di tutta l'Italia. Era un militare, lo prendevano, gli davano da mangiare, gli davano l'abito nuovo, e molte l'hanno pagato con la loro vita. Qualcuna più audace contadina si è offerta di portare un messaggio ai partigiani che erano in montagna. E allora sotto la gerla, sotto il fascio dell'erba, avevano perfino delle mitragliatrici smontate che la portavano ai partigiani. I tedeschi erano molto disperati perché questo silenzio, questa cosa, che queste contadine erano nell'ambiente, quindi erano pressoché invisibili, e allora non gli permettevano le donne di raggiungere i partigiani. E allora i tedeschi che facevano? Bruciavano le case. Pensiamo a Marzabotto, pensiamo a Pretanzieri e ad altre località. Poi le donne che venivano prese venivano torturate, venivano prima violentate, poi torturate. Ma non ci fu nessuna donna nel nostro paese che tradisse o che implorasse pietà. Sono cadute con la loro nobiltà d'animo, dando la loro vita per una società, per la libertà e per un avvenire migliore per i loro figli. Qui sarebbe molto lungo, non ci abbiamo poco tempo, perché se no vi dovrei parlare delle casalinghe, vi dovrei parlare delle impiegate, vi dovrei parlare delle intellettuali. Guardate, per questo io insisto a dire che la resistenza è stata una lotta di popolo. Donne di tutte le correnti, anche
una lettera intestata al comando tedesco o al comando fascista, dove con questa lettera loro avrebbero preso 5.000 lire. Scusate. Ebbene, le postine, queste lettere, se le portavano a casa e le bruciavano, e quindi salvavano le persone che non avevano denunciato. Per me entrare nella resistenza è stato molto facile, perché molto più avanti, quando facevo la terza elementare, avevo 8 anni, e un quel giorno nella nostra classe non c'era la nostra maestra, era venuta una supplente mai vista prima, e non era andata nemmeno nella stanza degli insegnanti a presentarsi, a dire io sono la supplente, no, è venuta direttamente nella nostra classe. Allora sapete che allora le scuole non erano le classi miste come oggi, c'erano le classi femminili e le classi maschili. Ebbene, lei è venuta in classe vestita da giovane italiana, la gonna lunga nera, la camicetta bianca e un fez, qui una striscia con scritto Mussolini, e aveva una boccarda con scritto il suo nome. Ebbene, ha detto: bambine, io prima abbiamo detto il saluto al duce, che era d'obbligo in tutte le scuole, in tutte bisognava dire, prima di dire la preghiera bisognava dire per Benito Mussolini, eia eia la la. Ma i figli dei figli degli antifascisti dicevano: e per Benito Mussolini, che lo possono ammazzare. Perché voglio conoscere. Ebbene, quando è arrivata Debora, la mia compagna di banco, con voce cattiva ha detto: tu rimani in piedi. Debora vicino a me tremava, io gli tenevo la mano, me la tenevo stretta vicino, gli avevo messo la mano dietro la schiena, ma lei tremava, piangeva. Allora appena l'insegnante ha finito di fare l'appello, è venuta al terzo banco, ha preso Debora e l'ha trascinata sotto la finestra e ha legato le lunghe trecce di Debora ad una finestra e ha detto: questo è il tuo ultimo giorno di scuola. E poi ha spiegato chi erano gli ebrei. Gli ebrei erano dei ladri, dei mascalzoni, degli assassini, e che quindi non meritavano di vivere. Ebbene, Debora era 3 anni che stava con noi, aveva l'asilo infantile, la prima elementare, la seconda elementare, quello era il 4° anno che Debora stava con noi. Non potevamo sopportare di vederla legata alla finestra e non potevamo sopportare di queste inventive che lei gli lanciava. A un certo punto l'insegnante ha detto: prendete il quaderno a righe e scrivete dei pensierini sui maledetti ebrei. Ebbene, a questo punto nessuna ci parlava in faccia l'una con l'altra. A un certo punto l'insegnante viene al primo banco e tira fuori il quaderno della nostra compagna di classe. A questo punto c'è stata una ribellione, tutte le bambine si sono alzate, hanno picchiato la maestra, l'hanno fatta cadere, l'hanno graffiata, l'hanno picchiata. 2 bambine hanno tirato la carta da sotto la finestra
e hanno sciolto le trecce di Debora liberandola. Quando lei ha visto che noi avevamo liberato Debora, ha detto: adesso prendete le vostre cartelle e andatevi, che la luce non arriva bene. E il portiere ha detto: ma tu guarda, ma che siete impazziti? E la maestra ha picciato Debora, guarda che gli ha fatto, e c'ha tutto il cuoio capelluto, piange, sta male, c'ha tutto. Ma che è successo? Allora noi abbiamo raccontato, perché intanto la maestra si è andata a lavare, si è andata a, come si dice a Roma, si era andata ad assettare. Allora poi noi intanto gli avevamo raccontato al portiere che cosa era successo. La moglie del portiere, perché il portiere abitava lì, ha preso l'acqua e la moglie l'ha passata sulla porta, perché Debora c'aveva tutta la... Va bene, alla fine il portiere dice: io le rimando in classe e le faccio venire l'altra supplente. Lei dice: no, le mandi via. Cioè, allora lei mi deve autorizzare, voi, perché allora si dava del voi mi dovete autorizzare. E io la autorizzo subito. Ha scritto che lei autorizzava il portiere a far uscire le bambine. E il portiere gli ha detto: no, venga qui, vieni qui, voi dovete firmare, perché che fate? Le autorizzate senza firma. E allora io, quando siamo uscite da scuola, ho fatto una proposta, dato che apparteneva a una famiglia di antifascisti, comunisti, con un figlio, con uno zio confinato politico a Bentodene e uno zio in carcere qui a Regina Celi, con i passi d'anni, perché è antifascista. E allora io ho detto: io ho uno zio di Ponte, facciamo una cosa, facciamo uno scritto e domani mattina le mettiamo nelle cartelle di tutti i compagni, sia maschi che femmine, le mettiamo in tutte le cartelle e raccontiamo che cosa è successo, perché c'erano state le leggi razziali, quindi venivano cacciati via gli studenti dalle scuole, e i professori dall'università, e perfino gli operai che lavoravano nei cantieri venivano mandati via perché erano ebrei. E quindi, però voglio dirvi che c'è stata una grande solidarietà delle donne di Roma, aiutavano molto, erano tutti poveri, perché specialmente nel mio quartiere, che era un quartiere di operai, eppure c'è stata la solidarietà, hanno aiutato queste famiglie. Allora che cosa è accaduto? Che noi siamo andati, è stata una grande, una cosa, una vittoria questa cosa, perché dato che le famiglie erano numerose, in classe, in ogni casa erano arrivati pure 3-4 di questi, allora si chiamavano scritti, adesso si chiamano volantini. E allora, dato che il nostro quartiere era un quartiere operaio, un quartiere di antifascisti, questi volantini chiamavano le sorelle, le cose che abitavano in altri quartieri e venivano mandati là. Il giorno dopo ancora sono venuti quelli del comando del fascio, sono venuti a scuola e hanno detto alla direttrice: se voi non trovate chi è che ha fatto queste cose, però noi vi diamo un nome, Romoli, cercate dove stanno, perché queste Romoli c'hanno uno zio, due zii, uno confinato politico, uno in galera, probabilmente sono state voi. Se no dovete andare in tutte le classi, prendete una bambina a casa, se non le trovate, e facciamo un'espulsione a tutti i compagni. Figuriamoci, quando la direttrice ci ha chiamato, io e mia sorella che faceva la quinta, abbiamo detto sì, siamo state noi, perché di fronte al fatto che lei faceva l'espulsione ai bambini, allora noi e mia sorella naturalmente ci siamo presi, che era vero, poi non mi chiamano, non è che mai. Ma guardate che voglio dirvi, allora io e mia sorella, con i Mussolini, il fascismo, le scuole, ai quartieri alti l'aveva fatti, l'hanno costruito, ai quartieri popolari non c'erano le scuole, erano state ricavate dai negozi, e quindi le finestre erano molto basse. Io e mia sorella Adriana, che la faccia la quinta, lei andava alla finestra sua, io alla finestra della mia classe,
Pensate che gli insegnanti, quando non pioveva, ci aprivano la finestra, ci facevano sentire la lezione. E per 10 giorni ci siamo andati. Mio padre, che era ufficiale degli alpini della guerra 15-18, mutilato, invalido di guerra, decorato, ci diceva: ma che ci andate a fare? Non c'è stato le leggi razziali. La direttrice, anche se volessi, non per noi ammette, perché fanno l'espulsione pure a lei. Allora, pioveva l'inverno, pioveva, i quaderni si bagnavano, il vento ci portava all'ombrello. Alla fine mia madre ha detto basta, ci ha chiuso la porta a chiave e ha detto non siamo potute più uscire. E allora voglio dirvi che c'è stata una grande gara di solidarietà. Io e Deborah abitavamo nello stesso palazzo, avevamo la fortuna di abitare nello stesso palazzo, e allora Deborah, che aveva una casa piccola, io ho una casa più grande, lei veniva a studiare da me e si portava appresso il fratellino Marco, che era più piccolo, e mio padre, che si era affezionato tanto a questo bambino, gli comprava l'albume per colorare i colori e gli ha insegnato a leggere. Marco, quando aveva 5 anni, sapeva leggere meglio di me e di Deborah. Ma c'è stata questa grande gara di solidarietà. Per 2 anni le nostre compagne di classe ci hanno portato i compiti. Ma non veniva sempre la stessa bambina. Ogni giorno veniva una bambina nuova. Poi, quando c'è stata la deportazione, Deborah, i suoi fratelli, le sue sorelle e Marco sono stati deportati ad Auschwitz e lì sono morti nelle camere a gas. Per me è stato un grandissimo dolore, fortissimo, fortissimo. Voglio dirvi ancora che per me entrare nella resistenza è stato facile. Però il mio comandante partigiano della mia zona non mi voleva, perché dice: ma c'è 15 anni e mezzo, ma dove vai? Allora c'era un altro partigiano che dice: ma questa partigiana ha fatto 8 anni, ma prendetela che vedrai che non è 20 anni. La staffetta è la ragazza che mantiene i collegamenti tra il centro, Comitato di Liberazione Nazionale e le brigate. Senza la staffetta le direttive resterebbero lettera morta, non potrebbero raggiungere centinaia e centinaia di partigiani che sono nelle valli, nelle fabbriche, nelle città, nei paesi più sperduti, come vi ho raccontato prima. Ebbene, la staffetta porta ordini, medicinali, armi. La staffetta è un lavoro pericolosissimo. Ad ogni viaggio rischia di essere presa e di essere torturata. Voglio raccontarvi solo un episodio e poi finisco qua, eh? Allora, io e mia sorella aveva 15 anni, era una tipografa, era operaia. Io, come ho detto, avevo 13 anni e mezzo, 14. Andavamo insieme in bicicletta, però i partigiani erano stati molto attenti. Noi non avevamo la stessa bicicletta, la bicicletta era diversa. Anche le sporte che noi portavamo erano diverse, a modo che se anche se andavamo insieme non pensavano che noi stavamo insieme, capito? Perché c'avevamo le. Poi c'era la cospirazione, no? Noi eravamo delle brigate talebane, delle brigate dei comunisti, e quindi c'era la cospirazione. E quindi noi avevamo il nome di battaglia, mia sorella aveva il nome di battaglia Anna e io avevo il nome di battaglia Luce. Allora, un giorno, noi andavamo fino a casa Bertone, e noi abitavamo in un quartiere popolare, che era allora
in periferia, e andavamo insieme fino a un certo punto, andavamo insieme. Lei non sapeva quello che portavo io non sapevo quello che portava lei. Però un giorno, vicino al Verano, al cimitero, adesso c'è un grande ponte, ma allora c'era un ponticello piccolo. Allora, arriviamo lì, mia sorella, che era molto energica, suonava il campanello della bicicletta, gli diceva che faceva cenna ai tedeschi che si devono scalzare perché lei doveva passare, rideva, scherzava con sua bicicletta. I tedeschi, io sembrava un po', avevo una rallentata perché non molto distante, ma insomma avevo rallentato. Arriva lei che suonava il campanello, halt, signorina. I tedeschi conoscevano benissimo l'italiano, è meglio di noi. Signorina, cosa avete in questa sporta? Lei tutta sorridente, bomba in mano. Lei passare, lei con una saetta corre, se ne va, scappa. Io non c'avevo più la forza da pedalare. Piano piano, ma la sorpresa l'onda. Quando sono arrivata da lei, mi ha presa schiaffi, mi ha detto, ma se pazzo, ma come ci siamo salvati del miracolo e tutta la prendi comoda, ma che te ne che fai a Villa Borghese? Dico, ma scusa, ma tu gli sei andata a dire che c'ha delle bombe a mano, ma quando sei cretina, se invece guardate che lo amo. Sono moltissimi, però il mio compito principale era quello di andare a Trastevere a prendere i giochi a quattro punte, perché erano quelli importantissimi, perché tu li buttavi per terra, un chiodo rimaneva alzato, e pensate che le autocolonne tedesche che passavano, quando noi buttavamo tutti questi chiodi, che loro arrivavano, loro, dato che c'era l'autocolonna, i primi si fermavano perché tutti questi chiodi gli avevano bucato le gomme. C'era tutta una fila enorme di tedeschi, hanno tamponato. E quindi pensate, ma questo lo facevamo in tutte le strade consolari, sull'Appia, sulla Casilina, sulla Tiburtina, tutte le strade consolari. E quindi era un lavoro importantissimo. Un giorno vado da questo partigiano che dopo la guerra ho saputo che si chiamava Carlo Feola, io sapevo che si chiamava Guido. Allora vado lì, una donna mi ferma, mi dice, non andare, ci sono i tedeschi che lo stanno a portare. E poi è finita, è stato massacrato alle torture a Biadasso, e poi l'hanno ammazzata alle fosse ardeatine.